Ryder, lì c'è John Pork, secondo me, lo vedi? Oh, eccolo! Quello potrebbe essere il mondo di John Pork. E qua c'è anche una cesta con tutte delle cose che ci servono, tipo delle carote. Allora io direi di prendere la chestplate, tu prendi delle cose anche che ci servono. In effetti è proprio il mondo di John Pork, che non so se lo conosci, ma è questo tizio di TikTok che spawna in giro su Minecraft, ma non solo, anche nella vita reale. Cioè proprio è questo il problema, che sta nella vita reale e fa paurissima. Dovresti vederlo, perché ti chiama al telefono, è brutto, brutto come la fame. Quindi vieni, seguimi, stiamo vai, vicini. Vai, ti seguo, vai. Mi raccomando, siamo tanto vicini, perché questo mi sembra un mondo molto pericoloso. Allora, qui vedi ci sono degli spawner. E io direi di prendere anche il letto nel caso ci serva per dormire. Non si sa mai. Rubiamo questo diamante? Posso rubare? Oh, sì, prendi. Un piccone non ce l'ho. Tu ce l'hai? Purtroppo no, però posso procurarlo. Ok, quindi come si fa a procurare? Veloce, perché abbiamo bisogno immediatamente di un piccone. Ah, c'è John Pork, è lì! È lì! No! Prendi il piccone tu. Aspetta, devo recuperarlo, torno subito. Però scusami un attimo, là c'è un'ascia. C'è un'ascia qua, non l'avevamo visto. Dobbiamo prenderla immediatamente quest'ascia. Prendila, assolutamente buona. Vuoi che la prendo io? Allora, no, la prendo io. Anche no, come si prende però, scusami. Da qua devi sentire. C'hai ragione. Allora, ti do la spada perché tanto io non la uso. Ryder, vedi quella casa che è ben poco illuminata? Allora, sì, quella casa lì sarà molto bello andare a vederla, perché secondo me nasconde qualcosa. Non lo so, almeno spero, mi auguro, perché sennò qua non troviamo mai più il mistero che nasconde John Pork. Qua c'è un altro diamante. Io ho recuperato anche il piccone. Bravo, bravo, grazie. Allora, dammi il piccone, per favore. Oh, però l'unico che sono riuscito a recuperare è questo. Vabbè, perché giustamente c'è solo oro. Allora, ascolta, tu devi prendere il letto, perché anche a te serve, perché ad una certa dovremmo anche dormire. Ah, ecco, c'è una cesta, che bello. C'è un sacco di oro. Ho trovato anch'io un sacco di costolette di cose, perfetto, bene. Arraffa tutto, che è tutto buono, aiuto, mi toccano. Non importa, perché non hai fatto? Allora, scappiamocene, via. No, aiuto. Aiuto, mi sta toccando. Chiuditi dietro. Oddio. No, mi si è rotto il piccone. Ce l'hai un altro, vero? Anche perché poi picconi. Vabbè, tanto c'ho io l'oro. Non ti impanicare, parla però. Ok, calma. No, Ryder, dobbiamo impanicarci invece. Non abbiamo il legno, come facciamo a farlo? Vado a recuperarlo io. Va bene. Ah, c'è John Pork. No, è entrato da me. Ryder, eccomi. Io appena ho recuperato i picconi. Tieni. Sì, mi serve. Dammi questo, ma guarda quello. Ma dove va? Non lo aiuto. So. Scusa, dove è finito il piccone? Ce l'hai ripreso tu per caso? No, oddio, ci stiamo impanicando, aspetta. Ok, vieni con me, forza, vieni. Allora, praticamente, questo qua ci continua a seguire, vabbè, nel senso, ignoriamolo. Tu mettimi le torce dietro, però, perché già non si vede assolutamente niente. Porca puzzarda! Ryder, siamo usciti. Guarda. Ma dove siamo finiti qua? Questo dovresti, cioè, se non lo sai, questo è l'overworld normale. Cioè, praticamente la dimensione normale dove spawni. Però, qui sotto, sembra che il Nether abbia contagiato completamente tutto il mondo normale, come vedi. Ryder, hai notato che tu hai delle torce qua vicino, porca puzzarda? Oddio, non ci avevo fatto caso, ero troppo preso dalla situazione. I maiali li uccidiamo perché John Pork è qua, mi sa che quello era una sua spia. Potrebbero essere, in effetti, ora che ci penso. Guarda che lui potrebbe controllare i maiali di questo mondo. Dobbiamo stare attenti. Vieni con me. Vai. Se tu vedi questo posto, e in effetti anche questo deriva dal Nether. Sì? Ma come c'è finito qua? Non so come c'è finito. Vediamo qua. Allora, questi sembrano dei piglin che stanno vivendo la loro semplice vita stupida. Oddio, Donis, guarda lì. Questo guarda è uno slime cattivo. Sì, ma guarda la tua destra chi c'è. Oh mio Dio, questo è John Pork. Allora, cosa sta facendo però? Sta craftando qualcosa. Ha una crafting table, sta facendo qualcosa. Chiaramente, ma scusa, ma sta vivendo tipo una sua avventura in questo mondo. Lo sapevo, sai perché? Perché lui deriva dal Nether, l'ha spawnato il Nether probabilmente. No, non morirci. Ha messo una torcia di zombie sto qua. Credo che sia stato lui. Presumo, credo di sì, per forza deve essere stato lui. Tu hai una testa di zombie in inventario? No, ovviamente, di certo poi non mi sogno di metterle le teste di zombie. Porca puzzarda. Senti, prendiamo. Attento! No, via! Via! Perché? Perché fa così? Perché mi... No. Ryder! No, via! Dobbiamo scappare! Dove andiamo? Usciamocene fuori. No, però non va bene. Non va bene che mi uccida. Vuole metterti le mani addosso? Picchialo!
Mi no, sa che, adesso, ci vogliono picchiare tutti. Hai capito? Questi praticamente stanno con John Pork. Lui sta in mezzo. Sono le sue guardie, sono le sue guardie. Sono le sue guardie. Ecco, no, 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 sto morendo. Ryder, praticamente io sono morto, come abbiamo potuto vedere benissimo tutti quanti. Però ho recuperato le mie poche cose che mi sono rimaste. Gli altri figli mi hanno rubato tutto. Hai l'armatura? Oppure vuoi che ti presto la mia? Oh, no, 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 aspetta, ho trovato... No, in realtà avevo perso tutta l'armatura. Però in realtà qui ce n'è altra, quindi cerchiamo di arrivarci qua sopra, però facendo chiaramente una scala. E stando sempre attenti ai piglin, che sono gli scagnozzi, ormai abbiamo capito, di John Pork. Eccolo, è lì, che caspita vuole! Vattene, piacente, guarda che cosa sta facendo con la crafting table. Io mi chiedo, ma che cosa sta ideando di fare? Cosa ha in mente di fare? E poi questa mi sembra una casa, cos'è? Allora, c'è un... Veloce, però, guarda che cosa c'è, perché John Pork è troppo vicino a noi e questa cosa non mi piace. Bello, ci sono il cannocchiale, prendi il cannocchiale, vai, prendi. Interessante. Un po' di mele d'oro, che ormai io le ho prese tutte quante. E dell'oro, prendile tu, perché sennò io magari le perdo se Prendo tutto io. Ok, perfetto, io, madonna mia, guarda qua. Cioè, è incredibile come si integri perfettamente l'overworld con il nether. Dove è finito John Pork? Ah sì, forse credo si è nascosto. Credo che sia sceso, sarà sceso sicuramente, starà facendo qualche suo marchingegno qui sotto, insieme ai suoi soldati, perché sicuramente sono dei suoi soldati questi, eh. Sembra di sì, ma poi quale marchingegno? Ti prego, non mi dire che stanno ideando qualcosa per tipo distruggere questo mondo, perché sennò sarebbe veramente crudele da parte loro. No, è la fine. Qui i piglin ce ne vogliono ucciderci, porca puzzarda. Ryder, vedi queste mappe? Queste mappe ci indicano delle... o dei buchi, comunque, che ci sono qua, cioè dei buchi con il nether praticamente, o comunque dei posti particolari. Io prima avevo visto un posto che era abbastanza interessante su una mappa, ma mi sa che è andata perduta. No, ma quando sei morto, forse. Forse se l'è presa uno dei suoi scagnozzi. No, non mi dire, porca puzzarda. Sai che puoi averci assolutamente ragione, perché poi quelli là vogliono... Non so cosa, in realtà non so quale sia il mistero dietro a questa cosa. Cioè, perché loro sono interessati? Forse stanno proprio cercando di far diventare questo l'impero del Nether. E tu, avendo la mappa, loro non volevano che tu scoprivi, oppure magari qualche indizio su quello che vogliono fare, ed è per questo che ti hanno ucciso. Perché tu non li hai toccati, o non li ho toccati, però hanno voluto ucciderti. Ed è per questo, perché volevano rubarsi la mappa. Puoi aver completamente ragione, porca puzzarda. Accidenti, non va bene tutto ciò, Ryder. Questa cosa mi sta sempre più preoccupando. Senti, uccidiamo anche delle mucchette, perché, vabbè, è brutto da fare, però ci servono per il cibo. Quindi, ho un po' di cibo da darti. Ok, perfetto. E vediamo un attimo se ce l'ho io. Ok, non ce l'ho. In effetti, dammi un po' di cibo, grazie. Perfetto, grazie mille. Basta così. La madonna, quanto cibo hai. Perfetto. Andiamo. Qua vedo un altro buco. E non vorrei mai che qua John Pork venisse e facesse... Ma qui interessante qui. Ah, ma sei... guarda quante belle cose! C'è tipo anche un pantalone di diamante, che se ti serve a te direi che ti serve. Sì, quasi lo vado a recuperare, posso? Certo, vai pure. Io intanto vado però qua sopra, perché secondo me ci sono dei loot interessanti. Ci sono delle cose molto interessanti qua che possono essere prese. Tu tutto bene lì sotto? Sì, ho recuperato. Oh, guarda quanto sono bello. Guarda che figurino adesso con questo bel pantalone. Che bellino che sei, bellissimo. Attento! No, perché ho fatto? Sono un pazzo suicida! Ryder, perché l'ho fatto? Non lo so, del cibo. Qui dentro c'è uno spawner. Lo rompo? Ti aspetto. Rompilo, per carità. Però comunque, se riesci a scendere, magari, perché... Dato che dovremmo... Però c'è un libro qui, c'è anche un libro. Con la velocità dell'anima, un incantamento. Cos'è? È questo, tieni, guarda. Ma ok, ma cos'è la velocità dell'anima, scusami? Non lo so, non so minimamente cosa sia, però l'ho trovato. E per essere incantato significa che è buono. Sarà buono, certo. Ah, un altro spawner, via! Togliendo questi spawner, probabilmente togliamo anche forza a lui. Può essere, ora che ci penso. Non ci avevamo pensato, però in effetti potrebbero essere la sua forza questi spawner, ora che ci fai pensare. Ma perché ci stanno seguendo? Ci stanno guardando. Staranno reportando a John Pork. Oh mio Dio. Sicuramente adesso lui saprà che noi siamo qui. E lui adesso scommetto che verrà. No, Ryder, mi stai facendo venire inquietudine. Porca puzzarda, non voglio che lui venga qui, perché ho paura, anche se probabilmente verrà qui. Ma magari ci sta spiando tipo da sopra. Vedi che quella porta lì è diversa da tutte le altre. Oddio, sì, ma hai visto che è entrato anche qualcuno? O sbaglio? Saranno i loro. Guarda. Oh, c'è John Pork. No, è John Pork. Fermo. Nasconditi. Vieni qua. Probabilmente, ora che ci penso, quella potrebbe essere o casa sua o qualcosa.
Oh mio Dio, dobbiamo spiarlo con questo cannocchiale. Allora, lui c'ha una TNT in mano. No, 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 siamo attenti, siamo attenti. Potrebbe vederci, Ryder. Potrebbe... Lo sa che è qui, lo sa che è qui. I suoi scagnozzi qui avranno detto sicuramente che noi siamo qui. Adesso lui vuole ucciderci perché siamo entrati in un suo avamposto. Ma scusami, però, non mi sembrava che lui ci stesse vedendo in un qualche modo. Cioè, nel senso, sembrava che... Oh, no, 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 sta avvenendo qua, invece. Vedi, sembra che stia facendo le sue cose. Non so se, però, lui sa che siamo davvero qua. Potrebbe essere perché i suoi scagnozzi sono tutti qua, in effetti. Senti, usciamocene immediatamente da questo posto e andiamo a trovare nuove cose. Anzi, seguiamolo. Lui probabilmente potrebbe... Seguiamolo, c'ho un'idea. Seguiamolo. Lui, penso che potrebbe andare da qualche parte in altri avamposti. Ma sei così sicuro da seguirlo? No. Io non mi fiderei così tanto. Perché stai parlando basso, mannaggia, alla pizza ben... Perché ho paura. Ok, ho paura. Non ti spaventare troppo. Senti, vieni con me. Dove è finito John Porco? Ah! Oddio, è qui. Ok, senti, seguiamolo. Ok, perfetto, se ne sta andando. Ok, perfetto. Adesso lui tecnicamente dovrebbe uscirsene in superficie, immagino. E poi in un qualche modo, magari scavando, facendo altre cose, tipo con dell'acqua o con qualcosa del genere. No, mi sta seguendo, cioè mi stava guardando forse. Tu sei dietro di me, Ryder. Sì, secondo me lui non è ancora pronto per ucciderci perché noi siamo in due. Ecco, vedi, sta uscendo, lo sapevo. Vieni con me. Mi raccomando, dobbiamo stargli dietro. Non dobbiamo minimamente perderlo a questo John Pork malvagio, cattivo. Guardatelo, è lì. Se ne sta in effetti dirigendo proprio verso un altro posto. Però qua non si vede, tutto così buio, che brutta cosa. Oddio, ma quanti avamposti ha? Madonna, guarda qui, Ryder, ma che caspita è sto posto? Oddio, a parte che è bellissimo. È bellissimo. È anche molto inquietante. Ed è inquietantissimo, c'hai ragionissimo. Anche perché qui, non so esattamente... Dove è finito però, scusami? Ma dove è finito? È sceso. Porca. Eccolo, lo vedo lì col cannocchiale. Eccolo. Vai, seguilo, se lo vedi, seguilo. Fammi vedere dov'è. Dio, vieni. È da questa parte, perfetto, vai. Ok. Da quella parte. Perfetto. Dove sta andando? Marò, raga. Cioè, è assurdo sto posto. Guardate quanto è bello. Cioè, a me è piace. È bello, ma allo stesso tempo è inquietante. Oddio. Ma a me intriga molto perché in effetti è una storia interessante. Dov'è? Scusami. È qui in questa casa, l'ho visto passare. E in questa casa, parla più forte però. Eccolo, lo vedi? No, dov'è? Guarda la finestra in basso, vieni qui, mettiti dove sono io. Guarda la finestra. C'hai ragione, assurdo, cosa sta facendo? Cosa sta facendo? Sta architettando qualche suo... Fermo un attimo. Qualcosa. Sì, lo so cosa sta facendo, stava mettendo un libro e c'aveva un uovo in mano. Ok, fermo un attimo. Dobbiamo vedere che cosa c'è in quel libro. Non metterti davanti. Dobbiamo vedere che cosa c'è. No, via. Ok, ci stiamo parlando addosso, sta diventando tutto un casino, scusa un attimo. Non metterti davanti, punto primo, perché sennò io ti vedo ed è un casino. Dopodiché non parlarmi addosso, mannaggia la pizza maiala. Vieni con me! Dove sei finito? Sono qui. Ok, perfetto, spavento. Mi sono spaventato, ho detto che magari sei crashato. Non crashare proprio adesso perché è importante che tu stia... No, non ti preoccupare, sono qui. E c'è scritto che hanno scoperto il mio piano malefico, devo trovare un modo per fermarli. No, prima di tutto, quale piano malefico? Non abbiamo trovato assolutamente niente. Poi dice, non posso permettere che loro fermino il mio dominio. JP sarebbe John Pork. John Pork. Ora... Oddio, ci sta facendo controllare. Accidenti, dobbiamo togliere questi cosi, Ryder, te l'ho detto. Stai attento anche tu, mannaggia, togliamo questi cosi perché questi cosi possono spiarci. Possono far nascere delle creature del genere, spiarci. Allora, senti un po'. Prima di tutto, pensiamo un attimo, che piano stava dicendo? Di quale piano stavo parlando? Forse perché lui pensa che noi vogliamo ucciderlo. Ucciderlo? Ma perché, scusami, io non ho mai detto che volessi ucciderlo. È lui piuttosto che vuole uccidere noi. Però può essere che magari lui pensi così e in modo per difendersi magari voglia fare questa cosa. C'hai ragione, senti, usciamo fuori perché dobbiamo andare. Magari lui vede che lo stiamo seguendo, magari lui crede che noi vogliamo fargli qualcosa. Vogliamo ucciderlo oppure vogliamo... distruggere il suo dominio, come ha detto lui. Distruggere il dominio? Ma aspetta, ma qual è il dominio in effetti, ora che ci penso? Ci sarà pur un posto in particolare dove lui crea queste cose? No, probabilmente siamo noi stupidi. Il dominio intende probabilmente proprio tutte queste cose che fa nascere nel mondo. Cioè, tipo, probabilmente questo è un suo impero che sta cercando di far sorgere. Ogni volta che ti metti davanti a me, comunque, ti giuro, vedo la tua faccia da dentro ed è orribile, senza offesa, ma... Allora, Ryder, smettila di farti il bagno. È passato un po' di tempo e le mie fonti indiscrezioni pazzesche mi hanno detto che è uscito...
No! Non era ancora uscito. Oddio, eccolo, via. No, via, no, via. Ci sta guardando. Mio Dio, no, 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 chiudi la porta. No, mannaggia, adesso lo faccio. Attento, fuori la porta. No, Ryder, ho paura che ci voglia. Metti della pietra, ho paura che ci voglia fare del male. Ok, allora, non so se lui può spaccare i blocchi, anche se secondo me sì. Se proviamo ad uscire da sopra? Vai, però, scava. No, tu hai l'ascia, vero? Riesci a rompere con l'ascia? Senti, aspetta, facciamo così, magari usci. È andato. No. Ritorna, Adela, tieniti in mano. No! Adela, tieniti in mano. No, andiamo da questa parte, vieni con me. Porca puzzarda. No, non va bene. Hai l'ascia, non ce l'hai più. È vero, c'hai ragione, porca. Vieni con me, vieni. No, dai. Via. Scappa via. No, non picchiare. Tranquillo, non sembra che ci facciano niente sti qua, vedi? Non ci fanno niente, ci stanno solo spiando per un qualche motivo, anche se secondo me lui se volesse gli direbbe tipo di attaccarci. Perché c'ha una TNT in mano? Vuole ucciderci, vuole farci saltare in aria. Ma ci sta dicendo tipo di andare lì? Aspetta, lo saluto, tipo ciao. Hello. Ok, se ne sta andando. Ma ci sta dicendo. Allora, lui prima, non importa. Lui prima era in questa casa. Mannaggia, questi scagnozzi. Togliamo questo coso prima che di nuovo faccia spawnare. Esatto, bravo, mura così. Perché non sappiamo cosa voglia fare. Allora, lui ha messo un libro. Devo ucciderli quando meno se lo aspettano. Ma sì, ma perché lo scrivi? Cioè, grazie ai miei fedeli schiavi che mi dicono ogni singolo passo che fanno, posso attuare il piano di imprigionarli e finalmente potrò trasformare l'Overworld in Nether. Lui ride così. No, questo significa che lui verrà. No, Donis. No, Ryder! Sto succedendo, via! Esci! Esci! No, via, corri! Scappa! Via, corri! Ok, no, dobbiamo andarcene da questa parte invece, perché qua dobbiamo scappare. Ha una spada netherite dietro di me, sta correndo, aiuto! Va via! Fermo, ti sta attaccando, dimmi se ti sta attaccando. No, però ci sta correndo dietro alle spalle. Oh, ok, allora stai bene, fin quando non ti attacca stai bene. Tu continua a correre, sai che cosa ti dico io, Ryder? Ti dico che se lui c'ha un impero del Nether, noi avremo l'impero dell'Overworld. Il bene e il male, chiaro? Non può. Lo dobbiamo prendere, non può. Ah, assolutamente. Oh, via. Allora, senti, dobbiamo farci un avamposto anche noi. E da qui nascerà una guerra, sempre ammesso che le persone che ci seguono vogliono questa guerra fra me e John Pork, cioè fra di noi e John Pork. Noi la porteremo assolutamente se le persone lo vogliono. Però adesso concentriamoci su un avamposto, anche piccolo inizialmente, non importa, perché gli imperi si costruiscono con un sasso. Il primo sasso ci deve sempre essere da qualche parte, no? Il primo masso da qualche parte ci deve stare. Quindi, oh Ryder mio, adesso occupiamoci di istituire il nostro impero, ok? Dobbiamo trovare qualcosa dove poterci stabilire. Stavo pensando però una cosa. Lui ha detto, cioè, scusa un attimo, però non ti sembra strano che lui scriva nei libri che tipo vuole ucciderci, bla bla bla, e non lo fa, e lo sa che noi possiamo leggere quei libri? Secondo me lui sa quella cosa e l'ha fatto per un motivo o per un altro. Magari dentro, forse voleva mandarci via, e dentro quelle cose c'è qualcosa che lui non vuole che noi prendiamo. Forse è tutta una trappola per non farci vedere. È tutta una trappola. Eccolo lì, guardalo che ci guarda. Ci spia, oh. Secondo me lui non è ancora in grado di ucciderci. Sai cosa? Lui lo fa solo per farci spaventare, per farci credere che lui può ucciderci, ma lui non ci riesce ancora. Non so, però scusami, vedi che c'è la TNT? Ma guarda che cosa ha messo. A me invece sembra che può ucciderci, e come? Perché stiamo mettendo la TNT se non può ucciderci? Però non forse vuole solo farci spaventare. Vedi, la toglie però. Vedi, cioè, allora non è... È strano, te l'ho detto. No, forse è davvero come dici tu, non può ucciderci magari. E lo fa solamente per spaventarci. Ascolta un po'. Guarda come se ne va. Se ne sta andando? Sì, guarda. Hai ragione, guardalo. Madonna, assurda sta cosa. Vieni. Adesso dobbiamo metterci, farci una piccola casetta, e questo sarà il nostro... La nostra prima posizione dell'impero, ok? Perché davvero deve essere un qualcosa che davvero... Io ci credo in questo impero, però ascolta un attimo. Dobbiamo trovarci un posto più decente, perché qua non va bene. Io sui shorts di YouTube ho fatto cioè praticamente... allora, le casse, non so se lo sai, ma quando tu ti allontani dalle casse loro spariscono. Se noi facciamo delle casse in cielo, possiamo fare tipo una cosa invisibile. Un posto invisibile.
completamente. Quindi potremmo fare questo, il nostro impero fatto di casse. Sarebbe veramente strano come impero, ma sicuramente innovativo. Però direi che di iniziare da qua, perfetto. Mettiamoci un sacco di torce, metti ovviamente tanto legno, ok? Cioè dico tante le casse, le crafting table, le fornaci anche, che sono importanti. Se lui arriva qua adesso... Oddio! Oddio! L'ho detto, ho detto mi prendo un infarto e ho urlato come la Madonna, porca vacca. Allora lui sa che stiamo cercando di farci un impero probabilmente, lo sa. Sì, ma tu adesso sa che noi siamo qui e questa cosa non va per niente bene. Ma non ti spaventare Ryder, guardalo, c'ha la spada in nederite. Aia! Aia! Ok, mi sa che non è come dicevamo, invece sì che può ucciderci Ryder. Aiuto. Mi ha messo la mano addosso. Ho visto. Ryder, vedi qua, abbiamo fatto tutto quanto. Questo sì. È il nostro primo tassello dell'impero. Ok, allora, praticamente qua dobbiamo mettere tutte le cose all'interno, vedi? C'è anche un'ascia se la vuoi. Ho sentito un rumore. Io ho un po' di cibo. Oh, ma quel rumore... Oh, ma l'hai battuto le... No, e non sono stato di certo io a mettere le torce di redstone. Oddio. Caspiterina puzzardona è. Vieni con me. Qua c'è qualcosa che non va. Vai. Cosa sta succedendo? Secondo me c'è lo zampino di John Pork. Perché mi sta mettendo delle torce di... Ma scusa, ma perché? Cioè, dove ci sta guidando, scusami? Ci sta letteralmente allora, dicendo seguitemi. Non abbiamo due opzioni. O è una trappola, oppure è una cosa buona che vuole farci vedere, oppure vuole dirci, vuole comunicarci. Vediamo. L'unica cosa è vedere. Certo, se è una trappola potrebbe essere pericoloso, ma intanto è importante vedere. Dove è finito? Ah! Sta esplodendo! Assurdo, ha fatto esplodere una delle sue TNT che ha fatto vedere tanto. Ma scusa, forse era un creeper? Non ti immagini? Comunque, eccolo. No, era lui. Oh, porca puzzarda. Lo vediamo, è lì davanti. Oh, si sta avvicinando. Sì. Che cosa? Perché c'ha un libro in mano e vuole darcelo. Ti ha dato un libro, aia. Ehi, perché c'ha... Non mettermi le mani addosso. Scusa, tu hai preso il libro. No, fermo, il libro. No, il libro io non ce l'ho, ce l'ha lui. Se l'hai ripreso lui. E poi ci sta mettendo una TNT. Ci sta facendo una trappola. Ok, l'ho preso il libro. Leggi il libro, magari vuoi che leggi. Leggi il libro. Però ci sta mettendo la TNT, non la smette. Vai forse via. Vuole convincerti a leggere, forse vuole che lo leggi. Ok, vediamo. Poveri illusi, voi non sapete quanto sono potente, JP. Scusa, scappa! Ok, mi sa che guerra sia allora, John Pork, mannaggia. Ok. Questa è guerra, abbiamo capito che vuole ucciderci, quindi fino a qui ci siamo. Esatto, quindi noi lo sconfiggeremo. Siamo noi che ti sconfiggeremo, sei tu che non hai capito quanto siamo potenti invece. Infatti se ecco, vedete al capito? Canale, tutti quanti. Maialone? Sì. Esatto. Chi non si scrive un maialone? No, non è vero.